Oggi vi stupirò con effetti speciali. Per chi non lo conosce, Cloudflare è uno strumento estremamente valido e un compagno di web marketing e usability di cui non potete fare a meno. Per chi invece già lo conosce e non conosce però le app, andremo a vedere una soluzione molto veloce per andare a modificare non solo parti testuali HTML all'interno del nostro sito, ma anche parti che risiedono nel tag head di qualsiasi tipologia di CMS. Quindi cose che possiamo fare a livello SEO di ottimizzazione, anche se non siamo all'interno di WordPress, PrestaShop, Magento o comunque un CMS che conosciamo bene. Veniamo subito al sodo, andiamo a vedere dove dobbiamo recarci all'interno di Cloudflare. Una volta selezionato il dominio che ci interessa, andiamo nella tab App, ricevuti i vari messaggi di saluto, scorriamo senza starvi adesso a spiegare quali sono tutte le parti, ci fermiamo sulla parte UI and Design. Una volta cliccato su Show All le vedremo tutte e scrollando andiamo a selezionare immediatamente questa Add HTML. Clicchiamo su Preview on your site in modo tale che possiamo iniziare subito a utilizzarla all'interno del nostro sito e vediamo che cosa succede. Se andiamo a cliccare su Preview in a Separate Window, andremo a vedere esattamente la preview della nostra pagina in linea con un piccolo messaggio all'inizio che ci dice che questa è la versione di preview. Torniamo ora indietro e andiamo a tentare di modificare solamente il tag title di quella pagina, quindi Add Title, Replace. Non su tutte le pagine, ma gli andremo a dire soltanto nella pagina che ci interessa, cioè questa. Una volta effettuata questa preselezione, andiamo a scrivere all'interno del box quello che vogliamo sia sovrascritto, ovvero il nostro tag title. Come vedete, una volta compilato, il sistema di preview refresh in modo automatico e ci mostra subito il titolo modificato, il title in questo caso che mostriamo al bot. Come vi lascio immaginare, possiamo con questo meccanismo andare a modificare tutti i tag che ci interessano in tutte le varie pagine, ma non solo. Tornando indietro, per esempio, decidiamo di andare ad aggiungere un blocco testuale in qualsiasi punto della nostra pagina. Passiamo al blocco 2 e scegliamo una location dove andare a piazzare un modulo aggiuntivo. Qui diciamo che lo metteremo prima di questa posizione. Una volta definito sempre su quale pagina lo vogliamo mostrare, cioè questa, andiamo ad aggiungere quello che vogliamo. Come vedete, man mano che scrivo, la pagina viene sovrascritta e arricchita col testo che abbiamo appena aggiunto, ma visto che io, ad esempio, utilizzo un framework per la gestione del CSS che si chiama Wikit, ma molti di voi conoscono Bootstrap o altri sistemi similari, vado anche a fare delle modifiche per farlo risultare più gradevole. Semplicemente una volta eseguito questo piccolo arricchimento tramite Wikit, come vedete, mi trovo la pagina aggiunta di una parte testuale che normalmente non è contenuta nel mio sito e che posso rimuovere o spostare in qualsiasi momento. Posso anche decidere di metterla dopo la parte che invece sto visualizzando. Vedete che in questo modo l'ho messa in più punti della pagina, però era semplicemente farvi vedere come si comporta il meccanismo una volta che noi l'abbiamo integrato. È chiaro, è molto delicato e dovete starci attenti, però in questo modo potete intervenire sulle pagine anche senza entrare direttamente nel CMS. Quindi per fare questo tipo di modifiche, che possono essere considerate ottimizzazioni lato SEO sotto tutti i punti di vista, vi basterà spostare i DNS in gestione da voi, magari sul vostro profilo Cloudflare, quando si tratta di prendere in consegna dei lavori. Io lo faccio spesso perché in alcuni casi parliamo di CMS proprietari con codice molto particolare scritto su cui è difficile intervenire e magari i programmatori non hanno previsto un pannello di controllo che è agevole per una persona che, anche se come me sa un pochino programmare, rischia comunque di fare dei danni una volta che entra nel codice sorgente di un sito proprietario. Così anche per chi gestisce un WordPress e magari è un po' geloso delle sue password e delle sue configurazioni, piuttosto che farmi entrare lì, mi concede la possibilità di allineare il mio Cloudflare con il dominio, in questo caso del cliente, in modo tale che io possa essere più autonomo nella gestione dei vari tag e delle varie parti del sito, fino a intervenire proprio a livello di modifiche dei testi delle pagine dei miei clienti per poterli far salire nelle pagine dei risultati di ricerca. Oltre a questo, ovviamente ci sono tantissime altre app che andremo a vedere più avanti, tutte rivolte agli addetti ai lavori, da quelli che si occupano dei social fino al SEO, fino a chi produce contenuti, oppure anche semplicemente per i proprietari dei siti che vogliono vedere delle statistiche. Cloudflare è uno strumento eccezionale e ovviamente nessuno mi paga per dire questa cosa, ma lo utilizzo veramente spesso e invito tutti voi a utilizzarlo. Spero come sempre di esservi stato di ispirazione e ci vediamo domani. Ciao!